Amico mio, come stai? È tanto che non ti vedevo. Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Satisfactory. Prima di tutto, ragazzi, vi ricordo di andare su Facebook a cercare Satisfactory Italia e iscrivervi al gruppo. Troverete tantissime cose interessanti e tantissime persone che, se avete un problema, vi daranno una soluzione. In questo episodio invece andremo avanti, sbloccheremo tantissime ricerche del MAM, daremo il via alla costruzione della lamiera rinforzata, della lamiera intelligente, sbloccheremo persino il caterino e adesso qualcuno si triggerà male, il filo rapido, i suoi derivati e anche le prime nostre armi a distanza. Faranno una breve comparsa persino anche gli schifi. Non aggiungo altro, buona visione. Signorina Felicia, ma come andiamo? Come va? Guardi qui la nostra casa, la nostra base, che piano piano si stanno aggiungendo cose, eh sì, là si sono aggiunte un po' di cose. E non solo lì, anche qui da altre parti, che vedremo tipo subito. Però adesso, no, non mi devo andare indietro, ma mi devo andare avanti. Questo lo abbiamo lasciato qua, vabbè, è lo stesso. Allora, dicevo, andiamo su di sopra perché abbiamo un bel po' di cose, del tipo... Non abbiamo più risorse? No, vabbè, ce ne abbiamo come. Qui abbiamo una novità, ovvero degli altri generatori. Generatori, ebbene sì, a biomassa. A biomassa perché? Perché abbiamo aggiunto un bel po' di cose. Questo, ma sì, lasciamolo lì. Allora, sono... Quanti cazzo sono? 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 e 8, sì, sono 8. All'occorrenza li attaccheremo man mano che ci serviranno. E ce ne serviranno, sì. Tanti ci serviranno. Allora, ci serviranno perché? Perché io ho aggiunto un po' di cosette. Un po' di cosette qui che servono per la produzione e completare la fase 1. Per la fase 1 vado a se ci servirà 50 di lamiera intelligente che dovremo sparare lì. Ok, a questo punto possiamo andare qui, credo, no, non me lo ricordo, sì, qua, e fare un po' di scorta. Innanzitutto fare un po' di scorta anche di lamiere e quella roba lì, perché mi sa che non abbiamo più, fammi vedere, ci abbiamo più un cazzo, meraviglioso. Vabbè, è lo stesso, allora mettiamo qua ci ho messo questo coso, che separa un pochettino le vie. Poi qua ci prendiamo un bel po' di lamiera, 6, 8, ma sì, un millino ce lo prendiamo. E poi andiamo qua. Allora, qua ci sono dei assemblatori, costruttori, fabbricatori, porconatori, assemblatori. Allora, in questo assemblatore qua noi cosa ci facciamo? Se adesso vomito, cosa ci facciamo? Dove cazzo sta? Eccolo qua. Gioco, mi prendi per... Fatemi uscire da suo incubo. Ok. Allora, faremo la piastra di ferro rinforzata. Ci servono 10 piastre di ferro e 20 di filo di rame, va da sé, per avere 3 piastre di ferro rinforzate. Così avremo un bel po' di roba. Allora, non ci rimane altro da fare che avviare le macchine. Come le avviamo? Attaccando la corrente. Semplice, no? E la corrente la attacchiamo direttamente qua. Non mi sono ricordato. È andata a culo. Ok, adesso abbiamo collegato tutto e le macchine dovrebbero... Sì, stanno partendo. A voglia. Questa non sta partendo, perché? Perché è spenta. Va bene. Mi interessa che le altre siano accese. Sono due spente? No, è accesa anche qua. Ah, sta rifornendo. Sta rifornendo di rame. Ok, ma mi va bene che sia più lento. Ok, allora, tutta la lamiera rinforzata che crea, e ne sta creando, sì, la sta creando, è lenta, molto lenta, ma va bene, mi va bene così. Dicevo, tutta la lamiera rinforzata andrà qui, in questo container, e poi da questo container verrà sparata da un'altra parte che la vedremo dopo. Allora, io intanto qua vedo che si sta riempiendo tutto, sì. Ok. E le 3 piastre stanno uscendo. Eccole! Meraviglioso. Spettacolo. Ok, andranno in questo container e da questo container poi verranno spedite là. Allora, torniamo un attimino indietro alla nostra base.
torniamo indietro alla nostra base perché dobbiamo vedere una cosa. Ovvero, lo vediamo quando siamo là. Allora, come si può vedere, qui ho trovato i resti dell'incubatoio. Sono riuscito ad avvicinarmi a un incubatoio, l'ho preso a mazzate e lo abbiamo eliminato. Il problema è che ci sono quasi morto, ma vabbè, dettagli. Qua invece abbiamo la bellezza di 6 resti di Stinger, penserete voi. Si è fatto coraggio, che bravo, finalmente, adesso non ho più paura. Allora, io vi garantisco che di questi non ne ho fatto fuori personalmente nemmeno uno. Ma manco uno, ci hanno pensato i cinghiali a farli fuori. Adesso che lo so, li userò tantissimo, li sfrutterò. Allora, mettiamo l'incubatoio qua, anzi no, non mettiamo un cazzo lì, facciamo avvia ricerca. E con la ricerca abbiamo sbloccato questa prima serie di nodi. Allora, qui invece abbiamo... Allora, per il prossimo nodo invece ci serve la proteina animale. La proteina come la facciamo? Così. Vabbè, pigliala tutta. Andiamo qui e in fondo adesso dovrei... Eccola qua, proteina di cinghiale. Noi ne dobbiamo craftare 5. 3, 4, 5... 5 ho detto. Allora, questa proteina qua è estremamente utile. Ma proprio tanto, ma proprio veramente tanto. Ok, avvia ricerca. Quanto ci metti? 3 secondi anche te. Perfetto. È estremamente utile perché ci darà la biomassa. Allora, dicevo, ci dà la proteina aliena. Dalla proteina aliena possiamo craftare la biomassa di proteina aliena. Ci dà 100 unità di biomassa questo, Ci dà 100 unità, cioè tanta roba, è veramente tanta roba. Allora, se io, ad esempio, adesso me le dovessi craftare tutte, ce ne dà 5... Facciamo una cosa, facciamo una prova. Io le crafto tutte. Tanto voglio dire, cinghiali ne troviamo a tonnellate in giro, Ok, ne abbiamo 18. Adesso andiamo qui. Tanto questi sono vuoti, sì, sono vuoti. Ok, lo mettiamo lì, poi andiamo qui in questo esterno. E questo me lo prendo. E come schema... proteina aliena. Ok. Allora, me ne crea 1500 al minuto. Me ne crea una valanga. Cioè, guarda, è già pieno. È già pieno. Meraviglioso. Meraviglioso. Ogni 100 unità mi creerà... cioè, ogni unità di proteina mi crea un'unità. 100 unità di biomassa. E poi 100 unità di biomassa vado a sé, verranno spedite su di sopra e faranno cose. Perfetto, allora andiamo avanti perché abbiamo ancora roba da fare, abbiamo ancora tanta roba da fare. Da ricercare soprattutto. Allora, io volevo ricercare tecnologia aliena, mi serve lo SMA e non ce lo abbiamo qua. Il Caterium. Allora, il Caterium lo abbiamo da qualche parte qui, credo di averle raccattate una 50ina di unità. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Dove sta? 79. Ok, ce l'abbiamo. E andiamo immediatamente a mettere qua. Sì, non lo trovavo, non lo trovavo. Ok, avvia questa ricerca. Sono sempre i soliti 3 secondi. E dobbiamo poi andare a cercare la cosa di Caterium. Nei nutrienti non abbiamo niente. Nel quarzo... Allora, non mi dispiacerebbe avere le protesi performanti. E le possiamo fare. Perché dobbiamo avere quarzo e il telaio modulare. Possiamo craftarli al momento. Possiamo craftare tutto. Allora, il nostro 50 di silice lo abbiamo craftato. Ci servono 10 di telaio modulare. E possiamo craftare anche questi. Col tondino e la lamiera rinforzata. Dobbiamo... 10 ce ne servono. Ok, non ci mettiamo nulla. Ok, 10 craftati. Adesso velocissimi dal mam. Quarzo, abbiamo detto. Abbiamo la ricerca di questo. E ci mette 3 secondi. Anche questo. Pensavo fosse più. Non mi dispiacerebbe anche questo, Anche questo non mi dispiacerebbe. Allora, per le protesi performanti mi servono. Rotore, 3 unità. 3 di telaio e 20 di silice.
Sono tutte cose che possiamo in teoria craftare, eh. Dovremmo avercele. Allora, questo il telaio modulare lo facciamo lì. Allora, se non ho fatto male i conti, se non mi sono sbagliato, abbiamo tutto il materiale per creare le protesi performanti. Quanto mi mancavano queste. Questo è un accessorio che veramente è non utile di più. Ok, e mettiamo alle zampette le protesi. Ci permetteranno di correre più veloce, saltare più in alto e attutire di più i colpi, le cadute. Perfetto, ottimo. Allora, fa un po' vedere cosa possiamo fare di altro, perché c'erano cose, eh. Allora, io voglio fare questa analisi strutturale qua, però non mi dice, però è sbloccata. Sì, è sbloccata. Devo craftare 5 capsule e io ne ho craftato solo una, idiota che non sono altro. E poi mi servono dei tondini, ma mi servono a prescindere perché non li ho. Non li ho. Quindi andiamo a prenderli. Ok, 4, qua creiamone 4, il resto le teniamo perché sono oro. Sono oro. E mo andiamo a prendere il tondino. Dove cazzo lo facevamo il tondino? Laggiù? Figurati, a Puttenburgo, a Puttonia. Non so perché, ma mi so che mi sono sbagliato. Credo proprio di sì. Ok, vabbè, è lo stesso. Ecco, adesso come si può vedere cadiamo da un'altezza infinita e non ci facciamo male. Ottimo! Allora, cemento ne abbiamo neanche tanto. Questo comunque ci serve prima o poi, eh. Se dobbiamo costruire cose, questo ci serve tantissimo. Lì, dobbiamo andare lì. Ok, eccoci di nuovo qui. Possiamo avviare questa ricerca. Avvia ricerca. No, che cazzo mi dai? Niente. Niente, non mi ha dato niente. Allora, per questo... Allora, per quello ci servirà solo ed esclusivamente che la lamiera rinforzata. Come cazzo si fa più? Cos'è sta roba? Vite. Ce ne abbiamo qua, viti? Wow, 23. Minchia. Tento a non andare... sì. Andiamo di nuovo a prendere le viti. Minchia, avanti e indietro non lo sopporto più. Ci servono anche dei telai modulari, dei rotori... Che a quanto pare ne abbiamo tonnellate, eh? A quanto pare ne abbiamo tonnellate. Ma va bene, perché poi finiranno alle velocità della luce. Garantito, garantito. Allora, siamo estremamente più veloci nel movimento. È una cosa che, wow, bramavo da tanto tempo, perché eravamo veramente lenti. Ok, andiamo a craftare tutta la lamiera rinforzata che ci serve. Non so neanche io quanto ce ne serve, ma la faremo tipo tutta. E poi andiamo a ricercarci la spara tondini. Ok, eccoci di nuovo qua. E dove era? Su megafauna? Sì, era su megafauna. Ok, sblocchiamo. Un cazzo, perché mi servono 500. Che odio. Allora, mi hanno fatto notare una cosa. Mi hanno fatto notare che è sempre meglio evitare di saltare quello che ci dice Eida. Per il semplice fatto che ogni tanto può succedere che ci siano delle interferenze che vengono fuori. Allora, io più o meno ho capito quando possono esserci delle interferenze, eh? Molto più o meno l'ho capito. Però ho preso il giro adesso di ascoltare tutto. Oltretutto mi stavo storzando nella vita vera. Dicevo, oltretutto, vi ricordo di andare sempre su Facebook, sul gruppo di Satisfactory Italia, perché se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, lì trovate sicuramente qualcuno che vi aiuta. E in tutto, in qualsiasi cosa. Allora, attiviamo questa ricerca. Ah, 3 secondi anche lei, va benissimo. Me le ricordavo più longeve, Oh, inalatore per medicinali, questo è utile. Allora, poi possiamo fare l'inalatore di proteine e la sacca gonfiabile. Ok, però prima andiamo a fare la sparatondini. Dove cazzo sta? Allora, devo tornare nuovamente indietro perché mi servono 100 di vite. Non avevo dubbi, gioco, non avevo dubbi. Ho già fatto sta strada 45.000 volte, eh. Vabbè, conto che di riuscire a concludere qualcosa prima o poi. Allora, vedo che la vite sta finendo, piano piano inesorabilmente sta finendo. Vabbè, pazienza, al limite poi spegnerò una macchina di quelle che mi craftano i rotori. Al limite la spegniamo, non è un problema.
Ok, craftiamo la nostra prima spara tondini. Ferma. Ok, tondino di ferro. Possiamo farli con la barra di ferro. Facciamone un po'. Ok, abbiamo fatto un centinaio di tondini. Perfetto, ottimo. Adesso possiamo, volendo, equipaggiare la nostra spara tondini. Tac. Guarda là. La prima spara tondini abbiamo. Ok, l'abbiamo già vista, l'abbiamo già vista tante volte. Ok, ricarica. Dimentico sempre che questa la ricarichi con R. Vabbè, è lo stesso. Però, se devo essere sincero, io mi trovo meglio con questo al momento. La spara tondini deve essere molto molto preciso. Però lo useremo prima o poi. Allora, vediamo. Abbiamo altre risorse. Risorse, vabbè, da fare altre cose. Una vita. Qua come siamo messi? Insomma. Stanno andando, eh. Allora, vedo che possiamo fare anche il rilevatore d'oggetti. Non ci avevo fatto caso. Craftalo, che non si sa mai. Può servire. Ok, e ci facciamo una trivella portatile. Una trivella portatile perché ho intenzione adesso di andare a cercare cose. Allora, andare a cercare cose che so già più o meno dove si trovano. Il problema sarà solo uno, arrivarci. Già, e quello sì che sarà un bel problemino, eh. Ma in qualche modo... diciamo che ho fatto un po' di pulizia. Ho disboscato, mettiamola così. Allora, era qui in zona. Non mi ricordo dove, ma era qui in zona. Minerale di Caterium. Dove lo troviamo? 230 metri... è là dietro, giusto, è là dietro. Ok, andiamo. Andiamo che ci abbiamo da fare cose noi. Allora, che il signore ce la mandi buona? Sì, assolutamente. Una sfera di Mercer. Guardala. Ok, allora, prendiamola. Io sono abituato a chiamarla Mercer. Mi sono cagato addosso, sì, tantissimo. Dicevo, sono abituato a chiamarla Mercer Whip per il semplice fatto che nei vecchi era... Ah, è vero, c'ha la caduta, me ne ero dimenticato totalmente. L'abbiamo mancato tantissimo, sì. L'abbiamo mancato proprio tanto. L'abbiamo... Ma pensa a te. Ma pensa a te. Ah, vabbè, basta. Lui voleva. L'abbiamo fatto fuori. Ok. Un attimo. Però, ripeto, mi trovo meglio forse con lo zapper. Però, vabbè, utilizzeremo anche questo. Allora, do cazzo si ha? Cos'è sta roba? Carbone? Carbone impuro, immaginavo. Ah, e lì c'è un altro coso. E non è da solo. Vabbè, tanto che siamo qua, cerchiamo di prendere anche quell'affare lì, dai. Tanto voglio dire, non deve essere difficilissimo. No, non è difficilissimo. Quante cazzo ne è spawnato? 20? Sì, a quanto pare sì. Vabbè, è lo stesso. Muori. Quando c'hai un secondo. Ora arrivano? Ora arrivano tutti. Sta a vedere, eh. Ora arrivano tutti. Uno, due, tre. Ci hanno fatto un culo incredibile, sì. Però li abbiamo anche presi. Ok, prenda il pezzo del bestia. E prendiamoci anche questo. Summer's Loop, raccolga. Ok. E pensare che io non li raccoglievo mai nella vecchia versione perché rompevano il cazzo. Vabbè, è lo stesso. Andiamo a cercare il coso, gentilmente. Dovrebbe essere qua in zona. No, mi tenga quell'altro, che non si sa mai. Ok, ce l'abbiamo. 180 metri in quella direzione, perfetto. Dobbiamo soltanto... Questo è rame. Dobbiamo soltanto andarlo a cercare. Una cazzata proprio, eh. Proprio una cazzata. Allora, dovrebbe essere qua dietro, se non erro. Già. Ah, questi sono quelli che puzzano. Allora, se non erro dovrebbe essere là. Se non erro. In pratica mi sbaglierò tipo tantissimo. Cerchiamo di arrivare là, poi qualcosa succederà. Ok, qua vedo già del materiale. Che cazzo è sto robo? Boh, quarzo sembra. Sembrerebbe quarzo. E voilà. Ok, questo è...
Zolfo. E quello è quello grosso. Quello è quello tanto grosso. Allora, fai conto che non ti abbia detto niente. Fai quello che vuoi, eh. Io tanto che torno indietro raccatto. Amico mio, come stai? È tanto che non ti vedevo. Oh, però vedo che sta bene, sì, sta bene, sta bene. Allora, facciamo una cosa. Armiamoci di motosega. Armiamoci di motosega che dobbiamo, tipo, distruggere tutto. Allora, io suppongo che quel merda di Caterium sia lassù. Quindi noi adesso facciamo così, in funzione zoop. Ok. Su. Ok, saliamo. Andiamo su. Cazzo sarà? Non lo so, eh. Non lo ricordavo più vicino, più vicino. A quanto pare abbiamo trovato il Caterium. Sì, ma secondo me non è da solo. La butto lì. No, infatti non è da solo. Ok, allora andiamo a vedere sto rimbambito. Dai. Sì, vabbè, tanto è solo lui, voglio dire. Non è che mi preoccupi. Non è che mi preoccupi. Aia, bastardo. Bastardo, muori. Ok, abbiamo trovato un sito di No, ma non la motosega. Ma porca di quella porca. Non mi deve mettere la motosega. Merda. Allora, piano B. Piano B, veloci. Pareti. Ok, mettine una lì e una lì. Ok. Sì, così siamo al sicuro. Allora, mi sono dimenticato una piccola cosa. Sì, fare così. Allora, questo è quello grosso. Ma mi deve ancora ricaricare. Porco suo. Ma pensa a te, mi deve ancora ricaricare. Minchia, quello grosso con due botte c'è morto. Ma serio? Vabbè. Minchia, meno male che doveva essere quello grosso e potente. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso, è lo stesso. Allora, dunque... dove cacchio la facciamo la cosa del Caterino? Caterium, che poi si triggerano malissimo. Potremmo farla qua. Allora, tanto che siamo qua, nulla mi vieta di andare a farmi un giretto per qui e guardare, No. Sì, c'è un po' di roba, ma nulla di... totalmente utile al momento, ecco, mettiamolo così. Allora, facciamo... Niente, facciamo la nostra solita cosa. La nostra solita fabbrica. Anzi, fonderia e di tutto un po' di Caterium. Allora, io sinceramente non manco visto quanto... Quanto genera sta roba, 120 al minuto, cazzo. Minchia, tanto. Ok, ma va bene. E allora, se io ti dico a te di fare il lingotto di Caterium, me ne fai... Con 45, 90, 135, merdissima. 3, ne facciamo 3. Allora, io sento che c'è ancora qualcuno che soffia, La butto lì, la butto lì. Vabbè, poi verrò anche da te, poi. Adesso dobbiamo fare questa cosa qua. Ok, perfetto. Adesso non ci rimane altro da fare che alimentare tutto quanto. Voglio ridere, voglio ridere. Allora, vabbè, non è un grossissimo problema. Tanto poi qua dobbiamo tornarci, Dobbiamo assolutamente tornarci. Dobbiamo? Come cazzo ci arrivo laggiù? Allora, proviamo invece a fare una cosa un po' particolare. Ovvero, non voglio passare quei cavi qua. Qua sotto. Assolutamente no. Facciamo una cosa un po' particolare. Per cosa un po' particolare io intendo questa. Allora, intanto, vabbè, puliamo un po' la zona perché non si vede un cazzo, Allora, per la cronaca, ovviamente, ci siamo caduti. Siamo caduti di sotto. Vabbè, lo stesso, lo stesso. Non ci siamo fatti male, per fortuna, perché con le cose che abbiamo non ci facciamo male. Però. Allora, dunque, dammi un po' di scale. No, ma neanche... Ecco, così. È così. Ok. Così possiamo salire direttamente qui. Da qui possiamo poi andare là. E possiamo anche già portare il coso, volendo. Perché poi volendo di qua no, ci possiamo passare non solo con la linea elettrica, Ma ci possiamo passare... Do cazzo lo mettiamo questo? Ci sta lì? Ci sta. Ci possiamo passare anche con le risorse da qua, attenzione.
E ce la facciamo ad arrivare fino a quello o no, eh? Sia mai, mai una gioia. Ci siamo ammazzati. Il filo è troppo lungo, l'anima degli mortacci tua. Ok, alimentato. Ora, torniamo un attimino lassù perché innanzitutto mi servirà il mondo, mondo cose. Dobbiamo prendere del caterium, la butto lì. Ok, allora io sento che qua sta iniziando ad andare tu. Toh. Ci passiamo? Sì, ci passiamo, in un modo o nell'altro ci passiamo. Guarda quanto tira fuori. Gioco, grazie, Ok, e qui sta andando. E tutte le risorse verranno trasportate lì. Allora, la fabbrica l'abbiamo avviata. Sta producendo, sì, sta producendo. Mi sono preso un centinaio di lingotti che me li porterò giù di sotto, perché dobbiamo avviare le ricerche del caterium. E a proposito, ragazzi, se volete, ancora un po' finivo di sotto, se volete fare incazzare qualcuno, chiamatelo Caterino. Allora, nella vecchia serie mi avrà corretto. Io non esagero. Intanto c'è la mia ragazza che mi manda messaggi come se non ci fossero domani. Mi avrà corretto, dicevo, almeno 300 volte. Guarda, si chiama Caterium adesso, non più Caterino. Amore, basta però. Cioè, lo sanno che mi scrivi. Se dovessi sapere queste cose, torno singolo alla velocità della luce, sappiatelo. C'è qualcosa che mi segue? C'è qualcosa che mi segue? C'è qualcosa che mi segue? Cosa che mi segue? Cazzo! Un ragno! Più di un ragno in lama! Via di corsa di qua! Via di corsa di qua! Signorina Felicia Lunghi! Lungo di nuovo! Sono qui... Ah! Porca... Sono cagato addosso, c'ho la pelle d'oca! Ho la pelle d'oca ovunque! Ho la pelle d'oca ovunque! Mi sono fatto una bargata di merda, che ciao! Mi mortacci tu! E arrivan! Arrivan! Ma che motosega di sto cazzo! Porca Eva, mi... Sto tremando! Cristoforo Colombo! Che schifo che mi fanno! Perché mi hanno messo tutto mezzo di merda? C'è schifo! Despota, bastardo! Piscito e porco! Ah! Allora, qui come siamo messi energia? Una merda! Cioè, sono ancora in panico, Allora, seleziono schema. Che cazzo di schema dovevo selezionare? Non mi ricordo manco più. Vabbè, è lo stesso. Allora, vediamo, in questa c'è... Che cazzo c'era qua? Legno. E quindi in questa foglie. Ok, andiamo a vedere le varie ricerche. Allora, sulla megafauna abbiamo nulla? No. Allora, l'unica cosa che mi manca qui è l'analisi SMA. Va bene. E questo? Deposito dimensionale. Cos'è? Il caricatore del deposito dimensionale viene usato per caricare risorse da un deposito di stoccaggio dimensionale. Da lì le risorse possono essere usate dallo strumento costruttore e alle stazioni costruttore come se fossero l'inventario del pioniere. Ah, quindi non dobbiamo più portarci il mondo? Lo vedremo poi. Tanto voglio dire, mi manca il fluttuatore. Sì, che cazzo è il fluttuatore? Il fluttuatore SMA è capace di regolare e dirigere il comportamento della SMA rianimata tramite l'applicazione di cariche elettriche a varie frequenze. Questo controllo facilita le tecnologie come la conversione di materia in energia e la manipolazione della materia spazio-tempora. Ah, ok, ho capito più o meno. Perché sono uscito, cretino? E abbiamo il Caterium, possiamo creare il filo rapido. Avviami la ricerca, grazie. Ok, i soliti 3 secondi. Ricerca conferma, finita. Allora, abbiamo il tondino stordente che possiamo sbloccare. Sinceramente non mi ha mai entusiasmato, anche se comunque per i ragni quelli enormi dicono che sia molto molto utile. Ovvero, tu gli spari uno stordente e hai tempo più o meno 6 secondi prima che lui si riprenda, perlomeno nella vecchia versione, questa non lo so. Dicevo, hai tempo più o meno 6 secondi prima che il tizio si riprenda e ti attacchi di nuovo. Ok, avviamo le varie ricerche. Allora, Caterium, eccolo qua. Ma sì, sblocchiamo prima una e abbiamo la teleferica,
che sinceramente non l'ho mai usata più di tanto, non l'ho mai usata perché da un palo all'altro nella vecchia versione si sganciava eccetera eccetera. Poi mi ha detto che hanno unificato il tutto, quindi riesce a viaggiare più velocemente. Meno male che me l'hai detto. Guarda, volevo prendermi una tazza di caffè proprio mentre usavo la teleferica, ma vabbè. Facciamo anche il tondino stordente, giusto così per completezza. Anche se dubito di usarlo. Allora, io penso comunque che l'aggancio per teleferica funzioni solo in discesa. Suppongo. Dove cazzo? Eccolo qua. Cosa ci vuole per farlo? Un zapper? Vabbè, lo possiamo fare, eh. Ok, craftiamo questo aggancio per teleferica, vediamo un po' com'è, eh. Ok, andrà messo nello slot schiena, suppongo, dico io. No! Non va messo nello slot schiena, va messo nello slot mani. Facciamo, caro mio, che allora lo lasciamo un attimino lì. Però lo possiamo provare, eh? Lo possiamo provare. Ok, abbiamo il nostro gancio per telefono. Come cazzo funzioni? Chi è qua? Fammi vedere cose. Ok, lo abbiamo attaccato. Ma se ogni palo ti stacchi, caro mio, è una merda. Allora, riproviamo. Salta, attaccati a sta ciolla. Che palle. Ok. Mo vediamo dove va. Seguiamolo. E si stacca al palo. Ok, vediamo se anche lì si stacca, ma suppongo di sì. Ok, vabbè, ah, vabbè, volendo possiamo andare da una parte all'altra con il... Porca... Ma levati dal palo, Felicia! Ok, l'abbiamo preso e possiamo andare anche in salita, eh? Possiamo, sì, andare anche in salita, volendo. Ok, vabbè, non è malissimo... Non è malissimo, ma non utile per quello che devo fare io. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso. Abbiamo testato anche questo, voglio dire. Ok, proseguiamo, torniamocene indietro. Allora, adesso dobbiamo avviare le fabbriche del Caterium, del filo rapido lassù in cima. E dobbiamo cercare anche la silice che è laggiù. A fanculonia laggiù in fondo. E fare tutto il resto mi viene male. Mi viene tanto, tanto male. Però potremmo fare una cosa, già che ci siamo. Andiamo ad attivare l'altra fabbrica. Ok, tanto mi sono preso un po' di lamiera rinforzata. E andiamo immediatamente ad attivare l'altra fabbrica, che si trova qui. Questa è una fabbrica molto particolare. Ma tanto particolare. Perché? Perché grazie allo statore, cioè al rotore e alla lamiera rinforzata, noi creeremo la lamiera intelligente. Wow, dobbiamo alimentarla. Dobbiamo soltanto alimentarla. Dove cazzo avevo messo la corrente? Ok, allora la corrente non l'avevo proprio messa. Meraviglioso. Sono veramente un professionista a questo gioco, come si può vedere. Allora, attacchiamoci là, portiamo la linea qui. Ora andiamo di qua e attacchiamo tutte le mini linee. Perfetto, la fabbrica è avviata. Ora, piano piano, vada se creerà la lamiera intelligente. Ne creerà 2 al minuto, quindi 4 al minuto. Richiederà una piastra di ferro e un rotore. Non richiede nemmeno tantissime risorse. Ok, allora io posso iniziare a creare tutto quello che vuoi, ma se... Ma se non mettiamo i nastri trasportatori... Allora, possiamo mettere anche i nastri trasportatori, ma se li mettiamo al contrario, maremma bonina, non otteniamo un cazzo. Adesso, come si può vedere, finalmente funziona tutto. A prova di scemo? Sì, a prova di scemo. Io. Perfetto, qua abbiamo la lamiera intelligente. Che viene messa su in questo container di stoccaggio. E poi dovremo spedirla all'ascensore spaziale. Perché ce ne richiede la bellezza di 50 unità. Mi viene male. Però sono emozionata a lanciarlo di nuovo per la prima volta. Allora, signorina Felicia, diamoci da fare. Abbiamo mondo cose da fare. Mondo, anche di più.
Dobbiamo sistemare l'universo. L'universo è mezzo di roba. Andiamo. Dobbiamo fare anche legna. E per ora fermiamoci qui. Abbiamo fatto già un bel po' di cose, tantissime cose. E off screen andrò avanti io per gli affari miei. Nel prossimo episodio comunque andremo avanti. Abbiamo ancora tantissima roba da ricercare, ma proprio tanta tanta. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate un cazzo che volete, tanto me lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!